già 23 anni, dicevamo è attualmente numero 15 del ranking mondiale, ma comunque andrà l'incontro di finale e entrerà nei top 10. Decimo se dovesse perdere, ben numero 8 se dovesse imporsi a Marcelo Rios. Ma inizia il match e dunque cominciamo a vedere fin dai primi scambi il comportamento in campo di questi due tennisti. Ovviamente centrale pieno di gente, ma non ancora al completo, probabilmente la gente lentamente entrerà poi negli ultimi posti rimasti. Largo il dritto di Rios, 15-0. Ancora perde la misura del proprio colpo Rios, 30-0. Volta è Correggio a non controllare il dritto, 30-15. E 40 pari. E questo non è che l'assaggio. Siamo solo alle fasi di studio, ma già presentano la loro carta biglietto da visita di Alex Correge e Marcelo Rios e su che tipo di incontro potremo seguire quest'oggi. Correggia e prima opportunità per Marcelo Rios di strappare il servizio all'avversario. Sì.
passa la volée bassa di dritto di Correia. Rios va subito a condurre dopo il primo game, strappando il servizio da Alex Correia, che ha allenato da Javier Duarte, lo stesso trainer di Alberto Berasateghi. Probabilmente dopo il match di ieri avranno a lungo parlato sul tipo di gioco del cileno, ma questo non sembra per il momento avere aiutato Correia, che però già nei match precedenti aveva dimostrato di un po' di fatica a prendere il ritmo della partita, entrare in gioco e in campo subito pronto ad affrontare gli avversari. Secondo gioco del primo set finale tra due esperti del rosso, Alex Correia e Marcelo Rios, che ha strappato il servizio allo spagnolo ed ora serve. No! 15-0. Correia trova Bellungolini ed è il primo punto vincente della partita. Prima sono stati tutti errori non provocati o appena provocati. Adesso qui è stato costretto perché stava dentro il campo, ma qui ha voluto giocare una volée in contropiede, invece aveva tutto il campo libero, forse pensava che Rios andasse a coprire le lungoline. 30-15. Sta giocando prevalenza sul dritto di Correia, giustamente, perché anche se è un dritto fastidioso quando arriva, però è più falloso di dritto che di rovescio, e poi gioca sul rovescio, gli fa perdere un po' il ritmo e gli fa perdere anche la confidenza nel rovescio. 40-15, due opportunità per allungare sul 2-0. Paracchia malamente passando il crociato di rovescio, il cileno tiene il servizio 2-0. Decisamente più aggressivo Rios, anche se di colpi vincenti, come giustamente ha sottolineato, non li ha messi a segno, però è sempre lì. Un giocatore che ragiona più lucido, molto, esatto. Ragiona molto, sa perfettamente che Correia non è che gli possa fare tanto male da fondo campo, per cui è un problema per lui di concentrazione, di tenere lo scambio e poi aspettare l'accelerazione finale. Esattamente questo è lo schema. Esatto. Aspetta il momento opportuno per accelerare e anticipare, come ha fatto adesso col dritto. Eccolo qua, adesso fa un passo avanti.
i piedi sempre dentro il campo. E ancora una volta il rovescio tradisce Correggia. Molto falloso in questo avvio di finale. 15:30. Il pubblico incita lo spagnolo, vuole vedere un po' di gioco. Riesce a liberarsi il campo, ad attaccare con il dritto Correggia, 30 pari. Il pallonetto di Rios, troppo corto, facilmente alla portata di Correggia, 40-30, ora la possibilità di tenere per la prima volta dall'inizio del match il servizio. Doppio fallo, 40 pari, è il primo doppio fallo dall'inizio dell'incontro. Questo è il secondo. Palla break. Secondo te cosa sta succedendo, Adriano, a Correggio? All'inizio del match è sempre difficile trovare il ritmo giusto. Può essere non anche un po' psicologicamente in crisi nel trovarsi di fronte a una persona così aggressiva anche in campo come Rios. No, ma è abituato, lo conosco. Sì, ormai hanno una lunga frequentazione sul rosso. Annulla con una buona prima di servizio lo spagnolo la palla break. Tenta disperatamente di raggiungere lo stop volley Rios, vantaggio Correggio.
giocatore a porta vuota, quello che ha messo a segno Rios, ha mandato Correggia in tribuna a giocare questo dritto e poi senza particolari problemi entra con il dritto. Carità. Vantaggio Correggia. Incredibile. Appena Rios riesce a fare un passo avanti, Correggia non può fare più niente. L'unica cosa che può fare Correggia è tenere lontano Rios dal campo e allora ha delle possibilità. La sensazione è che anche i colpi di Correggia siano meno potenti rispetto a quelli dei match precedenti, è probabilmente perché Rios gli permette meno di giocare il suo tennis. È Rios che fa l'incontro fino a questo momento. Sì, però non è che faccia tantissimo Rios, controlla appena può, fa un passo avanti e cerca di sbilanciare Correggia. Ma è Correggia che deve giocare un po' più lungo, specialmente dritto, profondo, perché si sforza molto, fa un grande lift, però la palla va piano e rimbalza a metà campo. Non era certo da manuale questo gioco, però. Ma è difficile perché la palla arriva tutta, sì, tutta sbirola. Sì. Eccola, adesso lo rivediamo. Perché solo col lift non era facile. Poi non ha fatto in tempo a spostarsi per giocare la voi di dritto. È l'unica soluzione. Deve giocare più lungo e più profondo. Allora ha possibilità di battere Rios. Se appena accorcia di un metro, Rios prende subito il comando del gioco. Questa Rios l'ha vista, beh, poi si vedeva che faceva la palla corta, se n'è accorto anche Franco Bartoni che stava nell'ufficio del direttore del torneo. Sì, gli ha telefonato e gli ha detto adesso ti mando una palla corta. Grande ingenuità di Correggia, parità. Anche perché Rios in campo è velocissimo negli spostamenti, è un folletto. No, è molto rapido coi piedi, poi una buona posizione in campo. Certe volte un giocatore ti sembra molto veloce e perché conosce bene la geometria del campo. Ace. Ancora un'opportunità in questo lunghissimo game per lo spagnolo di tenere il servizio. 187, vedete la velocità della palla di battuta di Alex Correggia in questa occasione. Qui non ce n'è più per nessuno, come Panatta ha fotografato splendidamente nello scambio precedente, appena accorcia il gioco Correggia. Sono dolori perché Rios entra in campo e libera i suoi colpi senza alcun problema. 40 pari. Siamo al terzo gioco e sono già 20 minuti che Rios e Correggia pedalano in campo sotto un caldo notevole. Credo che, Adriano, oramai siamo decisamente sopra i 35 gradi in campo. Al sole sicuramente.
Oggi le previsioni erano 30 gradi all'ombra, per cui... Sì. E poi rovescio in back, non passa, vantaggio Rios, ancora un'opportunità, la terza per il cileno, in questo, la seconda per il cileno in questo terzo game, di allungare, portarsi sul 3-0. Riesce a giocare in lungo linea, diventa un po' più difficile per Rios fare del male a Correggio. Rios ama comandare il gioco, quando non lo fanno comandare soffre molto. Parità. Colpisce male Rios ed ora Correggio ha nuovamente la possibilità di tenere il servizio. Arriva con un attimo di ritardo per giocare il rovescio in back Correggio, parità. Il rovescio di Rios, ancora un'opportunità per lo spagnolo in questo lunghissimo terzo game. Qualche tifoso dello spagnolo in tribuna. C'è tutto un gruppo di cileni con tanto di bandiere a fare il tifo per Rios. Passa il dritto lungo linea di Correggio, ancora parità. Ventitresimo scambio di questo terzo game, niente male Adriano, in quanto a durata. Ieri per esempio Rios Berasategui è durato 30 minuti primo set,
30 minuti del secondo set e 30 minuti del terzo set. Un'ora e mezza hanno fatto 3 set. Qui, se andiamo avanti così, credo che... 30 minuti e un game? Sì. Due? Sono ormai 26 minuti che giocano. Sì. Abbiamo fatto solamente 2 game e basta. È un pezzetto. Bisogna avere molta pazienza. Volevi dritto, Rios aveva intuito bene il colpo. Correggia, ha giocato un passante che gli offre ancora una volta l'opportunità di tenere il servizio. Riga. E poi smash. E finalmente Correggio riesce a tenere il servizio 2-1 per Marcelo Rios, che ha un break di vantaggio conquistato nel primo gioco dell'incontro. Ed entrano i ritardatari bloccati da questo lunghissimo terzo game in ben 5 occasioni. Nel 1995 ad Amsterdam vinse il cileno 7-6-6-4. Nel 95 a Buenos Aires fu Correggia ad avere la meglio in 3 set. Si ripeté ad Amburgo in 2 set. E poi nelle ultime 2 occasioni, vale a dire l'anno scorso qui a Roma e Monte Carlo, la finale di cui abbiamo già parlato in apertura di collegamento, Rios in entrambe le situazioni in 3 set. Un Rios indubbiamente con una maggiore personalità in campo, mentre questa inquadrata vedete la compagna di Marcellino, Patricia Larrain, che lo segue oramai lungo tutto il circuito da circa un anno e mezzo. Grazie. Butta a terra come il backer dei tempi migliori, Marcelo Rios, ma inutilmente, 0-15, lo rivediamo. Non era così lontana la palla, forse l'ha vista all'ultimo momento. Ancora Rios, 0-40. Tre palle break per Alex Correggia. Giocato con troppa fretta questi ultimi 2 punti, Rios. Thank you.
nastro dice no al rovescio di Correggia, non trasforma la prima, palla break, 15-40. Il servizio Rios è tutto, ricomincia da zero, due giochi pari. Ha giocato molto male questo game Rios, senza nessun, senza nessuna concentrazione, buttato via, sparacchiato via tre palle. Sì, ogni tanto sembra che abbia fretta di chiudere, in qualsiasi modo basta che finisca. Zero. Chiamato il cinese Marcelo Rios per questi occhi a mandorla, che però sono tipici dei lineamenti degli Incas, di alcune popolazioni sudamericane. Va a segno con il servizio Correggia, 30-0. Secondo ace per lo spagnolo. Il pubblico rumoreggia, qualche perplessità sul colpo di Rios, sembrava un leggermente lungo. Anche Correggia si era quasi fermato, era quasi tentato di fermare il gioco e indicare il segno. E adesso lo va a controllare, infatti. Per chi non lo sa, se un giocatore lo può fare, può interrompere il gioco, ma si assume tutte le responsabilità. Se è sbagliato come valutazione, perde il punto. La risposta è larga e adesso improvvisamente si sono ribaltate le situazioni del match, Correggia a condurre 3-2, ma dopo il cambio di campo sarà Marcelo Rios ad avere il servizio a disposizione. 34 minuti di gioco, gli ultimi due game sono stati molto veloci per demerito di Rios. Certe volte sembra che perda completamente la concentrazione, la riacquista anche facilmente, però se li cambia troppo spesso oggi poi alla fine perde. Che perché Correggia non avrà nessun colpo eccezionale, però è uno che sa soffrire in campo, è un ragazzo molto umile che gioca con grande attenzione, sa insomma quali sono i suoi limiti ed è forse questo che il suo allenatore Duarte gli riconosce come maggior pregio insieme a Berasategui, quello di essere dei ragazzi molto modesti, molto tranquilli, dei grandi lavoratori che sanno ascoltare i consigli e poi metterli in atto in campo, e non sono tanti, io credo, nel circuito adriano i tennisti di un certo livello che sanno così con grande umiltà ascoltare i suggerimenti di una persona seduta in panchina che magari ha più esperienza, che però non è lì con loro a soffrire. Dipende anche che gli dai consigli, sì. No, d'accordo, però insomma Duarte è un bravo coach, poi li ha curati quando erano piccoli, quando erano sì, li ha tirati su, per cui hanno un rispetto e anche un affetto verso questa persona. Certamente un rapporto del genere con Rios forse non sarebbe possibile, certo. Tant'è vero che Duarte ha dichiarato ieri che meno male che non c'era una finale tutta spagnola Berasategui Correggia, che sono i suoi due ragazzi, perché sarebbe stato in difficoltà. Però effettivamente non è facile, credo, vivere
un derby così casalingo? Ci sono anche interessi sotto, cioè tra la difesa tra finale e semifinale sono tanti soldi. Tanti soldi. Perché il coach ha una percentuale sui premi, in cui è un professionista. E poi sarebbe stato bello per lui avere due giocatori suoi in finale. Poi casomai andava a vedere la Roma contro l'Inter. Ma... Quindi tu dici non bisogna mai andare dove va il cuore? Ma sai, il cuore è importante, ma insomma quando poi si entra in campo... No! 30-0 Marcelo Rios, sesto gioco del primo set. Un attimo di perplessità con Reggio, ha lanciato uno sguardo, lo rivediamo. Gioca bene questo rovescio a uscire, purtroppo non è inquadrato. Inquadratura. Forse l'ha sbagliata. Questa è, sì. Sì, l'ha sbagliata. Era difficile lì a quel punto perché Correggio aveva coperto il diagonale e lui è stato costretto a giocare questo dritto, se lo giocava in chop, tagliato. Qualcuno mi ha detto che dico troppo in back. No! 40-30. Dove andava Correggio e ha picchiato e poi con calma dall'altra parte. Tiene il servizio il cileno, tre giochi pari al servizio Correggio. Infatti Correggio nel precedente match, guarda dove ha risposto, in mezzo al campo, a metà campo, non era difficile fare questo colpo. Correggio molto spesso nei match fin dall'inizio dell'incontro si è salvato, del torneo si è salvato proprio con una buona di servizio che ha messo un po' in difficoltà nella risposta agli avversari e lì ha costruito poi lo scambio vincente. Oggi invece non mi sembra che sia particolarmente incisivo nel servizio, qui c'è più aggressivo, Correggio sembra avere preso un po' di coraggio, ora è Rios a giocare un po' più indietro rispetto alla linea di fondo, 30-0. Ace. È il terzo per lo spagnolo. 40-0. Nastro non è d'aiuto a Rios, devia il colpo e lo spedisce largo, tiene a zero il servizio Correggio, costretto a inseguire Marcelo Rios dopo essersi
trovato nettamente in vantaggio all'inizio del set. Potrà servire con palle nuove, non un grandissimo vantaggio per il cileno, ma potrebbe dargli quel pizzico. Il servizio è sempre importante, anche se lui non è un grandissimo servitore, ma insomma è mancino, per cui può mettere in difficoltà Correggio. Marcelo Rios, allenato da Larry Stefanchi, che è stato l'allenatore anche di un altro grande mancino, John McEnroe. E la personalità direi che insomma è quella, anche se John McEnroe era un po' più simpatico di Marcelo Rios. Io sono antipatia di Rios, se ne scrive tanto, se ne parla tanto. Sai, ha 21 anni, è ancora abbastanza giovane, ovviamente anche una forma di timidezza che non credo che sia così antipatico poi. No! Sicuramente ha personalità. Ha questa da vendere, io credo. E lo dimostra anche spesso in campo. E ne fanno le spese i suoi avversari. 15-0. No! 30-0. C'è qualcosa che disturba sulle gradinate. Rios chiede al giudice del sedia Graff di intervenire. 40-15. Era giusto il contropiede, ma è andata appena fuori questa palla. Per Marcelo Rios, 4 pari. Rivediamo l'ultimo scambio. Sembra che Correggio proprio gli sia mancati 20 centimetri, come se avesse calcolato male il rimbalzo della palla. Si gioca già da 46 minuti. Ricordo che la finale degli Internazionali d'Italia è il meglio dei 5 set. Non controlla il rovescio Rios, che gioca con una impugnatura bimane. 15-0. Thank you.
il palleggio prolungato in questa occasione lo spagnolo a sbagliare. Per Correja 5-4, non ci sono break di vantaggio per lo spagnolo. Dopo il cambio di campo, infatti, sarà Rios ad avere il servizio a disposizione. Match che ancora si trascina con molti errori. Sì, con molti errori, non è che sia molto spettacolare. Se Rios non si decide a giocare con un po' più di determinazione, il Messi si trascina stancamente. E finalmente c'è un giusto avviso al pubblico presente sul campo del centrale. Sono oramai decine di minuti che un antifurto di un'auto parcheggiata qui accanto suona ininterrottamente, disturbando anche un po' i giocatori, e viene invitato il proprietario ad andare a spegnere questa sirena. ...5-4... Correggia. Bisogna fare questo annuncio anche all'Olimpico, però, perché eh sì, perché oramai tra mezz'ora inizia la partita, chissà, ci sarà anche un sacco macchina di gente che ha parcheggiato con tanto di antifurto e poi è andata allo stadio. Ricordo, stadio Olimpico a quattro passi da questo splendido impianto per il tennis, sede degli internazionali d'Italia. No! 15-0. Trova le righe Rios. Rivediamo. Appena entra in campo è imbattibile. Mi sembra che si sia messo a giocare un po' più profondo anche Correja. Beh, lo sa perfettamente che appena corce. Questo è Christian Gedina, discesista, in tribuna in questi giorni, non si è perso un incontro. Trenta pari. Correva, poi ha spedito in tribuna. Era lontano dal campo 5-6 metri. Palla del 5 pari.
tiene il servizio, 5 pari. 5 pari, poi che po'. Grande elevazione anche per questo ragazzo cileno in campo, è molto mobile. Non è neanche 1,75 m. Infatti l'incontro tra lui e Larsson era lui tutto scuro con questi caratteri indios, l'altro tutto biondo e nordico, alto quasi 2 metri. Ora va ancora a riga Rios, 0,15. 0,15. Pare. Quindici. Ha chiamato l'out, 30 pari. Correggia a pulire la riga, 40-30, palla del 6-5. Rivediamo a rallentatore. È veramente un bel rovescio questo giocatore, molto meglio del dritto. Alba Parietti con cappello nero, proteggersi dal sole, impietoso, batte sul centrale. Questo di Marcelo Rios, tiene il servizio Correggia a 6 giochi a 5, 6-5 dunque per lo spagnolo Correggia, numero 15 del mondo, che comunque vada questo incontro, comunque entrerà nei top 10, un Correggia che spera di eguagliare l'impresa di Emilio Sanchez nel 1991, cioè aggiudicarsi il torneo di Roma.
Intanto gli ultimi ritardatari prendono posto sulle tribune del campo centrale gremito per seguire questo match. Due brutti errori di Marcelo Rios nell'undicesimo game, Panatta. Il match non è non bello, decolla, lo no. So. E Rios fa troppi errori, non sta giocando certamente come nei giorni scorsi, ma anche Correggio non è che sta giocando molto bene. Primo set, probabilmente anche il fatto di giocare 3 su 5, appunto è psicologico. Rios, se la prendono se la prende, calma. Sì, però insomma è una finale, hanno anche un po' di stanchezza nelle gambe dei giorni scorsi sicuramente. 13 set disputati da Marcelo Rios, 10 da Alex Correggio per guadagnare questa finale. Con questo caldo probabilmente si fanno sentire. Correggio si sposta bene in campo. 0-30. Sono bravo con il polso a cambiare l'ultimo momento. Rio si aspettava sicuramente una palla in diagonale, invece ha fatto un'accelerazione e tutto ha cambiato direzione la palla. Ed ecco il gioco di Rio. Se lo fa vince, se non lo fa va a casa senza il titolo. Deve entrare in campo, deve cercare di anticipare la palla. Se sta dietro la linea di fondo, il match non lo porta a casa. No! 30 pari. Serve bene il cileno. Ancora una volta prima rallenta il gioco, poi l'accelera improvvisamente. Rios resta un po' troppo lontano dal campo ed ora c'è una palla break, una palla che vale il primo set che dura da poco più di un'ora. Perde il controllo del rovescio Rios, si arrabbia, scaglia la racchetta al suolo, perde la prima partita con il punteggio di 7-5. Quadrato Lars Graf, il giudice di serie. Rios comunque non si muove come si muoveva i giorni scorsi. Io credo che un po' nello spostamento oggi manca Rios. Adesso si è arrabbiato, ha sbagliato questa palla, ma è rimasto fermo con le gambe. Non si mette a posto sui colpi come ha fatto vedere invece durante il torneo. Può darsi che sia un po' stanco, adesso vediamo come reagisce, penso che i prossimi 3-4 giochi siano molto indicativi. Rios si è arrabbiato, ha deciso di farsi più aggressivo. Vista il campo. E lo qui Correggio aveva tutto il tempo per giocare, per guardare dove stava Rios, invece ha giocato distinto e Rios ha intuito bene, ha fatto questa volée in diagonale. C'era tutto il campo a destra libero per Correggio.
ancora in contropiede Correggia. Rivediamo. Quindici pari. Sbaglia Rios. Oggi si muove peggio e ha meno pazienza. Probabilmente un po' di stanchezza, come dicevo prima. Certamente non è lucido come nei giorni scorsi. Correggia sta facendo il suo gioco tranquillamente, solido da fondo campo. No! E tiene il servizio, primo gioco per lo spagnolo che si è aggiudicata la prima partita con il punteggio di 7-5. Il cileno che compirà 22 anni a dicembre si è aggiudicato 5 titoli del circuito ATP, è il primo tennista del suo paese ad avere conquistato un ingresso nei top 10, una personalità ben definita, quella di questo giovane atleta di Santiago del Cile nel suo paese, conosciutissimo, è un divo molto più seguito dei protagonisti delle telenovela, tanto che due anni fa durante un allenamento in un circolo della sua città sono stati diverti cancelli per permettere i suoi tanti fans hanno diverto i cancelli per poter vedere l'allenamento che avveniva a porte chiuse. Un Marcelo Rios oggi meno lucido, meno incisivo dei giorni scorsi, quello che sta confrontandosi con Alex Correggia, 23enne di Barcellona, numero 15 del mondo, che comunque vada l'incontro odierno guadagna l'ingresso tra i 10 migliori giocatori delle classifiche mondiali. Rios scende a rete e viene passato dal dritto incrociato dello spagnolo. 0-3. Un po' sconsiderato come attacco. Sì, è un po' troppo centrale. No! È fuori, sia pur di pochissimo. Ricordiamo agli appassionati di tennis che tra pochi minuti cambieremo rete, potranno continuare a seguire in diretta la finale di questi 54esimi internazionali d'Italia su Rai 2. Lasciamo lo spazio a Rai 3 e a quelli del calcio. 30 pari. Di brusio da parte del pubblico, sembrava fuori il dritto di Correggia. Ed è buono il pallone.
sbagliato Rios. Sì, un attacco poco incisivo. Soprattutto la volée che aveva tutto il tempo per giocarla in contropiede, l'ha giocata sul campo aperto, ma Correggia era già lì, poi lo passa con il pallonetto. 30-40, palla break. Parità. Due ace per Rios, tre per Correggia. No! Pallonetto altissimo e nettamente fuori. Vantaggio, Rios. Gioco per Rios, si salva, tiene il servizio in apertura di secondo set, quindi uno pari. Da oltre un'ora in campo Alex Correggia contro Marcelo Rios per la finale degli internazionali d'Italia, conduce lo spagnolo 7-5-1 pari. Siamo nel terzo gioco della seconda partita, al servizio Correggia, 15-30. E il match finalmente sta decollando. Speriamo. La distanza ravvicinata a Rios, che ha dei momenti di enorme lucidità, riesce sempre a studiare la posizione dell'avversario. È stato molto bravo, che non è facile a due mani giocare quell'angolo sulla palla corta. Ma Rios ha una grandissima coordinazione. 15-40, due palle break. Correggia tiene il strappa il servizio all'avversario. Marcelo Rios passa a condurre nella seconda partita per 2-1 e dopo il cambio di campo avrà il servizio a disposizione questo 21enne di Santiago del Cile, numero 9 del ranking mondiale, opposto ad Alex Correggia, attualmente numero 15, ma qualunque sia il risultato dell'incontro di oggi guadagnerà l'ingresso nei top 10. Correggia ha vinto il torneo dell'Estoril, Rios quello di Monte Carlo, battendo in finale proprio lo spagnolo. Sono al momento attuale i due specialisti del rosso in maggiore condizione, hanno quindi ben meritato l'ingresso in questa finale. Un cileno ha già vinto gli internazionali d'Italia nel 1959, è stato Ayala che poi l'anno dopo fu finalista a Roma e finalista al Roland Garros. L'ultimo degli spagnoli ad essersi aggiudicato il torneo romano è invece Emilio Sanchez nel 1991. Questi due giocatori si sono affrontati in precedenza in 5 avvenimenti, ha vinto per 3 volte Marcelo Rios, le ultime due consecutive a Roma la passata edizione e a Monte Carlo appunto quest'anno. Conduce il cileno per 3-2. Tribune del centrale gremite nonostante il caldo afoso per seguire questo match che, ricordo, si gioca al meglio dei 5-7. Alba Parietti con un cappello nero dall'ampia falda per proteggersi dal sole. Sbaglia Rios. 0-15. Allenato da Larry Stefanchi, il cileno, da Javier Duarte. Alex Correggia. No!
15 pari? Potete fare, se no. Io sto tentando di giocare un po' più in anticipo, ma non è molto lucido e qualche difficoltà di spostamento, cioè non è così rapido come nei giorni scorsi. Basta che sia un po' stanco. Beh, qualche battaglia dura l'ha fatta. Eh sì, guardando il tabellone. Contro Larson, contro Courier, anche ieri, bene o male, ha giocato 3-7, anche se molto veloci. Contro Berasateghi, compagno di scuderia di Correggia. Ora però, ancora una volta, due balze in campo dritto. Di Rios, 30 pari. Sul rovescio di Rios Correggia. 30-40 è subito alla caccia del controbreak. Il 23enne di Barcellona sa che non può dare alcun vantaggio a Rios. Dotato indubbiamente di una maggior classe. Però Correggia ha carattere, sa soffrire. Sbaglia Rios, perde il servizio, due pari. C'è il controbreak che è abbastanza indicativo, perché Rios, dopo che ha strappato il servizio, non è stato così lucido e incisivo come doveva essere. Credo proprio che sia un po' stanco. È arrabbiato. Eh sì, ha atteggiamento tipico di chissà che potrebbe fare molto di più. Beh, certo. Anche perché lui è perfettamente conscio delle proprie capacità. Non è un personaggio anche in conferenza stampa che cerca di fare il modesto. 0-15, ha sempre dichiarato: la differenza in campo la faccio solo io. Se gioco bene non c'è storia. Questo è un po' esagerato. Ha detto: non mi importa chi incontro, la differenza la faccio io. Beato lui. 21 anni. Bel recupero però. Correggia non si fa sorprendere lì, non dà nulla per scontato. 15 pari. Mi sembra che Correggia abbia preso un po' di sicurezza, sente più tranquillo Adriano.
Ma vede che Rios non è in giornata eccezionale. Non lo mette in difficoltà, per cui lui è un giocatore vero, cioè i primi 10 del mondo lo sentono subito come il loro avversario sta in campo. Aveva iniziato in modo un po' titubante, adesso piano piano comincia a crederci. No! 40-15, cerca di sfruttare al massimo questo passaggio a vuoto di Rios. Ma Rios arriva in ritardo con le gambe, anche adesso si è visto in questo dritto, è arrivato in ritardo. Questa è una palla che nei giorni scorsi non sbagliava quasi mai. Correggia che nuovamente si mette alla testa del match, 7-5-3-2 per lo spagnolo, che nel primo turno di questi internazionali d'Italia ha sconfitto il marocchino Hicham Arazi con il punteggio di 6-0-6-3, poi ha eliminato il francese Arnaud Bosch 6-2-6-3, quindi il connazionale Carlos Moya, forse il derby che maggiormente gli è costato dal punto di vista psicologico con un doppio 6-4, quindi ha eliminato nel incontro che lui ha definito il più duro il marocchino Karim Alami 4-6-7-5-6-3 e ieri ha sconfitto Goran Ivanisevic con un doppio tie-break. Il cammino di Marcelo Rios è stato un po' più tortuoso, infatti al primo turno ha eliminato il nostro Omar Camporese che aveva usufruito di una wild card, 6-3-7-5 per il cileno, quindi il francese Fabrice Santoro che proveniva dalle qualificazioni con un doppio 6-2, poi tre durissimi set contro lo svedese Magnus Larsson, 4-6-7-5-6-4, poi un match tiratissimo in 3-7, incerto fino all'ultimo contro Big Jim Courier, vincitore a Roma nel 92 e nel 93, 6-3-3-6-7-6. E in semifinale lo spagnolo Alberto Berasategui, ancora tre partite, 6-3-3-6-6-1. Marcelo Rios al servizio, sesto gioco del primo set, 15-0. Quindi 30-15. Serve bene, centrale, Rios tiene il servizio tre pari, rivediamo al rallentatore la battuta di Rios. Thank you.
15 pari. Potete fare 7 no. Colpito male Correggio. Correggio, sì. Questo era facile. Atletico. Bene, sì. Rio Sarabia, ma è il più fresco lo spagnolo in campo, per mi forza. Sembra. Si vede perfettamente, sta sempre in recupero Rios. 40-15. Serve bene, Correggio tiene il servizio, costretto a inseguire Marcelo Rios, che è sotto di un set. Un Rios decisamente non all'altezza del tennista che ha saputo sconfiggere al terzo set Courier, tirando fuori anche delle capacità nervose, psichiche. Oggi sembra un po' rinunciatario, anche se Rios ha quest'aria imperturbabile, però le gambe, Adriano, non ci sono, vero? Lo vedo più lento, sicuramente quello. Lui è un giocatore molto veloce, si mette molto bene a posto sulle gambe quando deve colpire in accelerazione, quando entra nel campo. Invece oggi fa fatica negli spostamenti, fa fatica soprattutto a tenere il ritmo da fondo campo con Correggia, che cerca giustamente di giocargli con un ritmo sostenuto e lungo, e lui non ha quella lucidità che invece aveva i giorni scorsi. Sette, cinque, quattro, tre, dopo un'ora e 26 minuti di gioco, Rios costretto a pedalare contro un Correggia che fino a questo momento appare più fresco in campo, più reattivo. Ma Rios è capace di sapere approfittare appena possibile del primo passaggio a vuoto dell'avversario. Soprattutto quando si gioca al meglio dei 5-7 viene fuori. Contano molti elementi. Anche la tenuta psicologica, oltre a quella fisica. Quello di Rios, ma anche Correggio ha giocato con molta ingenuità, aveva tutto il campo libero. Rivediamo, doveva fare una cosa, una palla corta e tornava indietro. Vabbè, no, ha aspettato fino all'ultimo momento che si muovesse Rios, non ha giocato giusto. Sembrava anche a me che avesse fatto una... Adesso c'è Rios che tenta assolutamente di attaccarlo. 30-15. C'è una risposta molto corta, però Rios Correggia quando risponde in chop non è così preciso. Ecco,
E qui si vede quando un giocatore non è lucido. Questo è un errore proprio inspiegabile. Infatti, se vediamo il computer, ci dice 34 errori gratuiti di Rios contro il 16 di Correggio. Poi ancora una volta su una risposta troppo corta dello spagnolo, è Rios a conquistare facilmente il punto. 40-30. C'era arrivato però Correggio. Sì, l'aveva ben intuita. Però qui deve giocare in diagonale. Ma lui quando c'ha quell'impugnatura lì che non può giocare il suo lift, non è che sia così preciso. Ieri abbiamo visto Berasategui nella stessa maniera, avere molti problemi quando rincorreva la palla corta e doveva giocare o la contropalla corta o il passante stretto. Beh, se avessero anche quello. Beh, sarebbero veramente strepitosi. 7-5-4 pari. Correggio al servizio. Qui a Spagna, qui a Roma, 11 tennisti, maggiore partecipazione per nazione a questo torneo, 9 l'Italia però. Adesso dovremmo rivedere questo scambio. Ha fatto una bella prodezza qui, è stato bravo a allungare, poi ha coperto bene con una buona acrobazia il lungoline di Correggio. 0-30. Attenzione, tre pale break per Marcellino. Correggio un po' troppo in questo game. E c'è il break al nono gioco per Rios, che andrà a servire per il match. No, per il set. Scusami, per il set, per il secondo set. Un Rios che ha saputo, come avevamo anticipato, sfruttare al meglio il primo passaggio a vuoto dell'avversario. Questa è Patricia Larraín, la collega, cioè la compagna, scusate, di Marcellino Rios. Vincitore di Monte Carlo.
torneo nella cui finale ha proprio battuto Alex Correia. Si conoscono molto bene questi due giocatori, specialisti della terra battuta. Doppio fallo, primo doppio fallo del cileno dall'inizio dell'incontro, invece Correia ne ha commessi tre. Come era già accaduto in precedenza, immediatamente alla caccia del controbreak Correia. Ma il dritto di Rios è irresistibile. 15-30. Vediamo al rallentatore. Quando serve centrale e profondo ha dei problemi, Correia a rispondere. Ancora 30 pari. Ha lasciato tutto il campo aperto, Correia per rispondere di dritto andava a giocare quasi in tribuna. Questo è brutto, si tocca la testa, Rios ha ragione, non è molto concentrato. Adesso c'è la palla break per Correia per il 5 pari. Brutto errore anche questo. 5 pari. 5 pari. 15-30. Ancora due opportunità per il cileno di strappare il servizio all'avversario, un momento molto importante del secondo set, dopo che già si era trovato in vantaggio 5-4, con il servizio a disposizione per chiudere. La prima opportunità, 30-40. E anche la seconda, e si arrabbia Rios, scaglia la racchetta a terra, 40 pari.
gambe, non ci sono le gambe. Si sembra che sia sempre con un attimo di ritardo sul colpo. Vantaggio Correggia. Palla del 6-5 dopo aver annullato due palle break. Quinto per lo spagnolo che tiene il servizio 7-5-6-5, Alex Correggia, che fisicamente, atleticamente è probabilmente quello che sta meglio oggi in campo. Dopo un po' di crisi all'inizio e prende le misure all'avversario, Correggia ha sistemato un po' le cose. Secondo me Rios è superiore come giocatore. Solo che se gli manca quella vivacità che ha fatto vedere nei giorni scorsi, diventa molto più vulnerabile e soprattutto fa molti errori. Adesso gli errori che Rios ha fatto, non provocati, sono 39 contro i 19 di Correggia. Correggia è un giocatore che sbaglia poco, ma la differenza di 20 punti sono solamente nei primi due set mi sembrano un po' troppi. E questo vuol dire che non è lucido e che è un po' stanco. Rivediamo al rallentatore l'azione di Rios. Beh, effettivamente nelle partite precedenti sembrava molto più leggero in campo. Adesso è un po' pesante. È meno reattivo, meno reattivo soprattutto quando va a cercare la palla. E lì bisogna essere molto lucidi e molto rapidi, perché quando si va a giocare difficile, Correggio gioca più facile di Rios, perché gioca delle traiettorie molto più alte, con più margine. Rios ha bisogno di essere molto lucido per colpire la palla con quelle angolazioni che lui usa. E adesso Marcelo Rios serve per restare nel set. Correggia 15-0. No. 15 pari. Momento particolarmente difficile per Marcelo Rios. Larga la volée di rovescio. 15-40, 2 set point per Alex Correggia. Si ripresenta dunque la stessa situazione che avevamo vissuto nella prima partita. Un Correggia molto solido, molto ben preparato dal punto di vista atletico, anche se meno dotato di classe rispetto al cileno. Seppellisce a rete il rovescio e il secondo set 7-5-7-5 per Alex Correggia. Ora prova del 9 in questa terza partita. Se veramente, come Adriano Panatta sostiene oramai da qualche game, Marcelo Rios sta accusando la fatica di un torneo molto duro, c'è poco da fare per questo 21enne di Santiago, che gioca un tennis estremamente rischioso e che si basa molto sulla sua capacità di anticipare tutti i colpi. Poi sai, adesso rimontare da 2-7-0 e vincere in 5 set contro Correggia è una bella impresa.
lo vedo improbabile, ecco. Io già alla fine del primo set l'ho visto che era poco lucido. Questo è un torneo duro, bisogna essere molto forti fisicamente. 15-0. Correggia, oramai ha trovato sicurezza, ha preso il suo ritmo. È lui che comanda l'incontro. Sbaglia pochissimo come al solito. Sbaglia invece tanto Marcelo Rios. Decisamente lungo l'altissimo pallonetto difensivo dello spagnolo. 15-30. Sbaracchia il dritto in rete Rios, che arriva sempre un po' in ritardo sui colpi dell'avversario. 40-15. È il quinto dello spagnolo, che mette dalla sua parte anche il primo gioco della terza partita. Rivediamo al rallentatore il servizio di Alex Correggia, centrale. Correggia è agli Internazionali d'Italia per il sesto anno, per la sesta volta. È la prima volta che avanza così tanto nel torneo romano. Infatti non era mai riuscito ad andare oltre al terzo turno, risultato che aveva ottenuto nel 1995. Per quanto riguarda Rios, è invece solo la terza volta che è a Roma. L'anno scorso era arrivato nei quarti. Un Correggia vincitore del torneo dell'Estoril, nel corso del quale aveva battuto nel primo match l'argentino Hernán Gumi, quindi l'uruguaiano Marcelo Filippini, poi il francese Fabrice Santoro, quindi il connazionale Javier Sanchez e in finale Francisco Clavet. A Monte Carlo un altro bel torneo per Correggia: Nuno Marquez, Cedric Piolin, Bodan Ulirak, Christian Ruud, Fabrice Santoro, ma in finale si era scontrato con un Marcelo Rios in grande giornata. Intanto si bagna il campo, un attimo di ristoro anche per i due tennisti. A Monaco, al primo turno, Correggia aveva battuto Omar Camporese, quindi Andrei Medvedev in tre set, altri tre set per Martin Sinner nei quarti. In semifinale aveva sconfitto Marc Rosset e in finale era stato battuto dall'australiano Mark Philippoussis. Un Correggia dunque estremamente regolare nel proprio rendimento, quello che si è presentato qui agli Internazionali d'Italia. Ora secondo gioco del terzo set, campo risistemato e bagnato, vedrà Marcelo Rios al proprio turno di battuta.
alzata una leggera brezza. Serve un controvento. Marcelo Rios. Chi va a segno col dritto? 15-0. 15-0, 7-0. Questo è il tuo gioco. Questo è il vero Rios. Però non, oggi fino adesso non c'è riuscito. Vedi, tutto in anticipo. No! Ancora a pulire la riga, questa volta con il dritto. 40-0. Rivediamo al rallentatore. Poi sulla risposta di rovescio di Correggia, Rios fa quello che vuole. È dall'inizio dell'incontro, perché Correggia gli risponde molto poco profondo. Ancora, tiene a zero il servizio al secondo gioco. Il cileno, uno pari. Si gioca da quasi 2 ore. Cambio gioco. Correggia. 15-0. Chi ha capito che deve spostare moltissimo Rios per rendersi la vita più facile. Go! 30-0. Bravo Correggio a giocare d'anticipo. Rios sempre un po' in affanno. Sì, appena si collega tiene ancora un quarto d'ora a giocare profondo, il match è finito. 40-0. Zero per lo spagnolo, 2-1, sempre costretto a inseguire Rios. Correggia poi ormai messa a fuoco, tattica di gioco che poi per lui consiste nello sbagliare pochissimo e nel rimandare la palla a un Rios che regala troppo in questa finale romana. Al fuori italico per questa finale, un torneo, quello maschile, che ha visto un grande successo di pubblico, aiutato dal bel tempo, dal sole, dal caldo, al contrario di quanto è accaduto nel torneo femminile, dove la pioggia
ha un po' fatto restare a casa i romani. Appena accorcia, Rios fa il punto. Se gioca profondo, non ha la freschezza per anticipare. No! Anticipare. Come volevosi dimostrare, appena allungato di un metro e mezzo. Non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Largo 30-40, palla break, palla del 3-1, potrebbe essere la chiave di volta di questa finale. Il nastro è dalla parte di Correggia, sbaglia Rios e perde il servizio per lo spagnolo. Vediamo questo punto. Il net non è così sfavorito, è proprio che non ha reagito con le gambe subito al cambiamento di traiettoria della palla. Peccato che li debba giocare da fermo oggi. 0-15. Questi errori di Correggia sono veramente clamorosi. Il passante di Rios comunque era bello. Sì, ma si è rilassato Correggia sulla volée. L'ha visto ormai fuori del campo. Sì, pensava di aver ottenuto il punto. Rigore a porta vuota. Sbagliato. 0-30. Thank you.
quando riesce a stare dentro il campo Rios è veramente irresistibile. 15-40, due palle break, si rifà sotto il cileno. Questo rovescio Rios, Correggia annullata la prima palla break, ancora un'opportunità per il cileno di ottenere il contro break. Rimbalzo la pallina, comunque perde il servizio Correggia 3-2 comunque per lo spagnolo, ma dopo il cambio di campo sarà Rios ad avere il servizio contro break ottenuto al servizio nel sesto gioco del terzo set, cileno sotto di due partite, 15-0. Pare. Il pubblico non si è ancora schierato. Si sente ogni tanto qualche vai Rios, qualche volta forza Alex. No! 15-30. Riga 30 pari. Riga che fare un anomalo rimbalzo alla pallina tradendo Correggia. Lo rivediamo al rallentatore. No! 30-40, ancora palla break. Non riescono a tenere il servizio in questo terzo set. Brutto errore. Questa qui come era quella di prima. Siamo arrivati 4-2, Correggia e partono i fischi all'indirizzo di Marcelo Rios. Beh, la gente capisce. Il momento di grave difficoltà dal punto di vista proprio fisico e di lucidità del cileno. Questi sono i suoi fans, i sostenitori. Un po' depressi per l'andamento dell'incontro. No! 15-0. Adesso sta proprio buttando via, non deve rovinare così il suo torneo con il pubblico che l'ha sempre sostenuto. È stanco, perdi, fai quello che puoi, ma con così, onore, sì, ma così è brutto insomma.
costruisce il punto che chiude con lo smash. Rios 30-15. La gente lo vuol veder combattere fino all'ultimo punto. Smash da metà campo di Rios. 30 pari. 30 pari, 30. Questa volta Correggia prende dei grandi rischi, cerca l'incrocio delle righe, sposta Rios. 40-30, palla del 5-2. Ace. Tutti e due a vedere il segno. Rios controlla mentre passa, lo cancella con il piede. L'indirittura d'arrivo, Alex Correggia in questa finale della 54esima edizione degli Internazionali d'Italia. Rivediamo al rallentatore il servizio dello spagnolo, buonissimo. Un incontro, Adriano, che mi sembra la differenza l'abbia fatta la tenuta atletica tra questi due tennisti, perché proprio Rios, indubbiamente, come tu hai giustamente sottolineato, è più dotato, ha maggiore fantasia, gioca un tennis più incisivo, però è crollato. È stanco dei giorni scorsi, per cui gli manca quel guizzo, e senza quel guizzo che lui ama, riesce a giocare quando entra in campo, quando deve giocare difficile, gli manca lucidità, gli manca la mobilità, e alla fine Correggia vince, ma se l'ha visto alla fine del primo set, per cui questo è il tennis. Anche se sei più forte potenzialmente, se non stai bene fisicamente, alla fine perdi. No! 0-15. Shot, Rios 0-30, si fischia al centrale. Il pubblico non perdona questi errori al cileno, che oramai è già fuori dall'incontro da un pezzo, con la testa sotto la doccia. Però ora con lo smash 15-30. Trenta pari. No!
È 40 pari. Sì. Largo. Vantaggio Rios. C'è un gioco Rios. E alla meglio su Correggia, abbondantemente oltre la linea di fondo, tiene il servizio Marcello. Accorcia le distanze, ma ora Correggia serve per il match. 2:17. Qua, per la prima volta il pubblico incoraggia Marcello Rios. Vuole vedere ancora un po' di tennis. E questo è Duarte, l'allenatore di Alex Correggia. No! 30-0. 30-0, a due punti dal match. Lo spagnolo, che soltanto l'anno scorso è entrato tra i migliori 20 giocatori del torneo, del circuito. Match point. Eccolo qui, questo 23enne di Barcellona, oramai in vista di un traguardo tanto a lungo cercato e sperato. Perde il controllo del rovescio, finisce largo in corridoio. Se ne va il primo match point, 40-15. Il gioco Correggia, Rios è lì pronto ad ottenere il punto. Ultima opportunità per Alex Correggia. Duarte soffre. Guardate la felicità di Alex Correggia, che dopo l'Estoril espugna anche Roma 6 anni dopo Emilio Sanchez,
uno spagnolo torna a vincere al Foro Italico. E il successo, vedete l'abbraccio con il suo allenatore, è il successo della tenuta atletica, della resistenza, della costanza e della regolarità. Correggia è un giocatore che ha giocato meglio di tutti quanti sulla terra battuta all'inizio dell'anno, è giusto che venga premiato. Rios è un giocatore più completo, ma se come oggi non tiene il fisico, purtroppo perde. Comunque bravo, un ragazzo molto per bene, un ragazzo modesto, un ragazzo che ha fatto del lavoro la sua filosofia di vita di sportivo, e io penso che si possa meritare questo.